E quindi, mutuando anche un titolo di un libro recente che la senatrice Binetti ha presentato e alla cui presentazione ha anche partecipato il presidente Bertinotti, ha ancora un senso che i politici cattolici conservino nel loro ministero i loro valori cattolici e lottino per una legislazione che tenga conto anche all'interno di uno Stato laico, di una Costituzione laica, i valori cattolici? Intanto io sono qui anche proprio per restituire la visita, la cortesia che ha fatto il Presidente Bertinotti accettando di presentare questo libro che, devo dire, ha lasciato un po' sorpresi che avessimo scelto peraltro due presidenti pubblicamente, per quello che vale, non espressione così formale del mondo cattolico, rispetto a quello che eravamo un piccolo gruppo di parlamentari invece identificati più in questo senso. Ma detto questo, devo dire che ho letto con grande interesse il libro e anch'io non posso ovviamente soffermarmi su tutti gli aspetti, però ne scelgo due o tre anche sulla scia di quello che tu stessa in questo momento mi hai assegnato come compito. Il primo punto che a me stupisce un po' è questo titolo qui, sempre da capo, che mi piace tradurlo in una maniera in latino, perché in latino mi risulta molto più favorevole, il latino è nunc cepi, cioè ora ricomincio. E devo dire che questa dialettica che ci sarà, io credo, sempre nel mondo della politica, ma anche nel mondo della società, anche nel mondo che ci circonda, è fino a che punto la dimensione di quello che è l'essenza stessa, il punto, proprio il punto d'incontro, che per noi cristiani, lasciatemelo dire anche perché siamo nella Settimana Santa, resta questa incarnazione di Cristo che è Dio, che si fa uomo e che esprime, diciamo tra virgolette, il massimo della sua, diciamo, divinità, il massimo della sua potenza, uso questa parola perché proprio sul tema del potere poi voglio tornare, usa questa sua potenza in fondo per morire sulla croce, fino al massimo di quello che poi lo stesso San Paolo chiama la kenosis, cioè fino al massimo dell'annientamento, cioè è il paradosso assoluto di questa divinità che per servire l'uomo non rifiuta praticamente l'annientamento personale di sé. Perché dico questa cosa? Perché c'è un passaggio del libro del presidente Bertinotti che davvero mi ha colpito molto, ed è il passaggio proprio che riguarda il tema del potere. Lui dice con molto coraggio, e anche dal mio punto di vista, diciamo, bisogna leggerla poi con attenzione, come in realtà la struttura della Chiesa sia e possa apparire quella struttura di potere che di fatto crea, invece di creare una dinamica di avvicinamento e di approssimazione, può essere letta in una chiave terrena tale da meritare un atteggiamento, come dire, di rifiuto, di critica, di intransigenza, cioè mentre dice sul contenuto specifico del messaggio, e usa proprio queste parole, le nostre posizioni non sono distanti. Cioè è un po' quello che noi chiamiamo davvero il mistero della Chiesa, che è nello stesso tempo una realtà profondamente umana e in quanto tale carica di tutti i limiti, di tutti gli errori di tutti noi, però nello stesso tempo resta, perché è capace di rigenerarsi continuamente, anche una realtà divina, una realtà che esprime il divino, il valore divino dell'umano. Questo punto non è soltanto un problema, potremmo dire, nella relazione tra socialismo e cristianesimo, non è soltanto un problema politicamente tra mondo della sinistra in un certo tipo e mondo, chiamiamolo così, democristiano in senso ampio da un altro tipo. Questo è un problema che io percepisco e che io vivo vivissimo all'interno anche proprio del mondo in cui io vivo, anche del mondo politico in cui io vivo, ed è quello che mi pone costantemente e continuamente il problema di: ma che cosa significa essere oggi un cattolico impegnato in politica?
politica. Savassa a dire che ci sono cattolici in tutti i partiti. Vi racconto questa piccola storia perché ogni tanto la gente mi chiede: ma come sono i 5 Stelle in Parlamento? A parte che sono contenta di aver battuto il Presidente Torni degli Avvocati, ma so che c'è tra i 5 Stelle una persona che sto cercando. So che c'è il postulatore della causa di beatificazione di Aldo Moro. Ma io questo lo voglio conoscere, ma lo voglio assolutamente conoscere. Poi mi fa anche piacere che sia tra i 5 Stelle, nel senso che è una di quelle segnali di discontinuità di cui anche il libro parla in tanti momenti, che è interessante. Dico, perché lo, ma dice, ma perché lo vuoi tanto conoscere? Perché io sono ancora una di quelle che crede che la politica e il lavoro del politico può essere santificato. Sono, da questo punto di vista, io credo che si possa fare. Se poi mi chiedete come, già è molto più difficile, perché è chiaro che si può santificare un lavoro, e qui viene, diciamo, tra virgolette, la coerenza, l'onestà personale, la vita di fede personale, la frequenza dei sacramenti, tutto quello che volete, quelle che sono le nostre radici. Ma non si può fare solo un, ed è questo che torna la bellezza di San Paolo quando dice che la fede senza le opere è sterile, ma anche le opere senza la fede sono sterili. Cioè questa fatica enorme e che richiede un ricominciare sempre, ogni giorno richiede un ricominciare, questo sforzo di fare la sintesi tra le opere che noi dobbiamo vivere e che devono esprimere la coerenza con quei valori. Non bastano le opere, non bastano le opere, ma non basta nemmeno la fede. Ma cosa si, come questo significhi nel paradigma del cattolico che fa politica, devo dire con grande convinzione, con grande passione, con grande ricerca personale, quotidiana e costante, una ricerca personale che non credo dissimile da quella che fa il presidente Pettinotti e che si evince in tutto il libro, questa ricerca personale del senso del trascendente. Detto questo, è stato anche molto, mi ha colpito anche molto un passaggio che quando il presidente l'ha scritto non poteva sapere quello che sarebbe successo, quindi presidente, questo c'è un pizzico di profetico. Tutti, no, è vero, glielo racconto adesso perché mi ha colpito molto. A un certo punto il presidente sente il dovere di scendere in campo a favore di Papa Francesco. Papa Francesco è il Papa ideale della sinistra. Citano Papa Francesco in aula quelli della sinistra 10-1 rispetto a noi, nel senso di una citazione. Per pareggiare con il precedente. Per fare il precedente. Allora lui dice, difende, attenzione, la teologia di Papa Francesco e a questo punto cita anche un passaggio concreto che è la teologia della prassi. Ma voi sapete che pochi giorni fa c'è stato qualcun altro che è sceso in campo per difendere la teologia di Papa Francesco. L'ha fatto più goffamente di quanto non l'abbia fatto il presidente Bertinotti. E l'ha fatto montando, vedete, il potere della comunicazione, che però nel nostro tempo, lo dico prima al magistrato con cui stavo scambiando le parole, rende impossibile mentire. Cioè oggi come oggi non si può mentire, non per virtù, ma perché necessariamente sono mille i rilevatori della menzogna che ci sono in giro. E di fatto quella che voleva essere allora una difesa, pochi giorni fa, la difesa di Papa Francesco come teologo, chiedendo di avallare questa difesa, mettendola in mano a Papa Benedetto, di fatto ha prodotto quella che tutti noi sappiamo, che voglio sintetizzare così, le dimissioni di Vigano. Questo per dire che non è stato. Però il bisogno di difendere la dimensione teologica della teologia delle opere, della teologia di una coerenza che si fa anche struttura di, proprio di distinzione, struttura di discontinuità, è veramente interessante. Ed è interessante per noi perché è costantemente una sollecitazione. Quindi dico che il libro mi è sembrato interessante perché pone delle domande che sono molto vere, anche nella sensibilità del, potremmo dire, dello stretto entourage
di Papa Francesco, va a sfidare il pregiudizio e lo va a sfidare in casa. E c'è un altro punto, a mio avviso, interessante. Sapete tutti che, un omaggio al Presidente, è nato un partito, e anche ai magistrati, è nato un partito nuovo quest'anno, no? Liberi e Uguali. Va a dire che tutti noi pensiamo alla trilogia monca della Rivoluzione Francese: Liberté, Égalité, lì gli manca Fraternité. E una delle domande, forse una delle ultime domande del libro, è proprio la domanda sul fallimento della fraternità. E lui mette, ed è questa anche un'altra provocazione pesante, lui mette la fraternità fallita in mano proprio al segno della conquista del potere. Quando tu conquisti il potere non siamo più così uguali. Forse saremo liberi, ma non siamo più così uguali. Chi ha il potere ha qualcosa in più dell'altro, e questo sposta la dimensione della fraternità. Devo dire che da questo punto di vista io mi sento un po' più fortunata, perché noi, invece in casa più, lasciatemi dire così, in casa più cattolica, la fraternità è sempre una conseguenza immediata della paternità. Intanto c'è fraternità in quanto c'è, diciamo, la filiazione divina, in quanto c'è un Dio Padre, il famoso Padre del Padre nostro, il Padre nostro che sei nei cieli. Non ci sarebbe fraternità senza paternità. Quindi non c'è fraternità senza il potere, in questo caso dell'Onnipotente, solo che questo potere è sempre solo ed esclusivamente un potere che si fa servizio. Il che, tradotto in casa nostra, quando il cattolico smette di intendere il potere come un servire, ma lo trasforma in un servirsi, negando quindi l'autobiografia stessa che fa di sé il Signore nel Vangelo: sono venuto a servire e non ad essere servito, scivola immediatamente in quell'universo che forse era quello che faceva dire ad Amintore Fanfani che non era possibile un capitalismo in una visione cristiana della vita. Comunque questo libro non offre tante soluzioni, ma offre infinite provocazioni che riescono a far pensare, a riflettere, non solo immaginando un dialogo tra socialismo e cristianesimo, ma riesce, perlomeno nella mia sensibilità, a provocare un dialogo tra cristianesimo e cristianesimo. Cioè riesce a provocare un dialogo di come io intendo anche la conquista del potere, come il perché io voglio il potere o perché io non voglio il potere. E questo è un punto determinante, perché davvero la vita di ognuno di noi, sempre da capo, è un ricominciare a servire sempre da capo in modi diversi, come Dio ci dà di intendere, però senza mai rinunciare a questo, altrimenti il rischio è vero quello di fare della Chiesa stessa una struttura di potere e non una struttura di servizio. Grazie.